Ciao a tutti ragazzi, bentornati ancora una volta nel mio canale Ferrovie e Miniature. Io sono Gio. Ragazzi, oggi andiamo avanti ancora con la lavorazione del plastico, quindi work in progress sul mio plastico. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividete dappertutto. Let's go! Ok raga, approfitto adesso per spiegarvi quella cosa che vi ho messo in community qualche giorno fa. Non so se avete notato, molti di voi l'hanno visto, anzi addirittura molti di voi hanno già fatto appunto delle piccole donazioni e io veramente già vi ringrazio da questo momento. Sapevo già di contare su di voi e sono sicuro che riusciremo a portare a termine anche questo crowdfunding. Come detto nella community, questo è un crowdfunding non legato all'acquisto di materiali, di beni ad uso di questo canale, quindi acquisto di treni o comunque materiale per il plastico, ma comunque una parte molto importante per questo canale: la telecamera. Sì, vi sto chiedendo aiuto per acquistare questa nuova telecamera, trovate il link qua sotto, guardate la community, è già partito il crowdfunding, siamo già in questo momento, abbiamo superato i 30-40 euro, sono no, preciso sotto la situazione, ci sono state 3-4 donazioni e vi ringrazio veramente. È importante per me questa cosa perché, come ho detto anche nella community, ho intenzioni serie in questo canale, vorrei portarvi più contenuti, più giorni, quindi cercare di portarvi almeno 3-4 video a settimana e magari chissà anche addirittura un video al giorno, quindi cerchiamo di fare questa cosa. Spero di farcela e vi garantisco che se riuscirò a fare questa cosa sarete felici tutti, perché vi porterò dei contenuti ovviamente sempre legati al modellismo, il fai da te e tutto quello che gira intorno a questo fantastico mondo delle costruzioni. È importante questa cosa ragazzi perché la telecamera che sto usando adesso, come potete notare in questo momento, sta funzionando, l'ho fatta nuovamente riparare altri 170 euro, ma infatti chi me l'ha riparata per la seconda volta mi ha detto: guarda che ti consiglio di cambiarla perché ormai ha 8 anni di storia, ha diciamo una tecnologia un po' scaduta e anche dei problemini che andrebbero risolti, fai prima a prendere una nuova. Ovviamente se devo fare un passo devo farlo fatto bene, io da solo non sono in grado di farlo, ma col vostro contributo sono sicuro, ormai siamo quasi 5.000 di voi e quindi un piccolo sforzo di ognuno riusciamo a portare ancora un upgrade superiore a questo canale, perché sicuramente con l'utilizzo di quella telecamera che ho in mente di prendere, col 4K, col 5A, si riusciremo a fare dei contenuti di altissimo livello per il vostro canale, perché è vostro il canale ragazzi e oltre che mio, e oltretutto vi permetterà di portarvi più contenuti tutti i giorni, quindi cercare di fare più cose. Ma adesso ragazzi andiamo a divertirci subito, andiamo a vedere quello che sta succedendo sul nostro plastico, partiamo. Ok raga, la situazione è questa: da questo punto, come abbiamo visto l'altra volta, usufruendo di questa rampa che abbiamo appena costruito, pendenza 3,4-3,7 adesso non ricordo, dobbiamo andare ad agganciarci lì, quindi oggi cercheremo di fare il più possibile, ok? Quindi partiamo subito da qui, mi sono preparato dei binari non flessibili stavolta, ho trovato degli R3 e R4, li utilizzo per una questione proprio di tempo, per ottimizzare un po' i tempi, ma ora mi metterò a tagliare i flessibili per raggiungere la parte di qua e cominceremo a bloccare tutta la parte della rampa per poi finalmente proseguire. Ok, io direi di già di bloccarli questi qui, quindi mettiamo addirittura le eolite, quella recuperata della volta scorsa, vi ricordate che avevo smantellato tutto, e dovrei avere qualcosa di già pronto in curva, speriamo di sfruttare il meglio ragazzi, perché cerco di sfruttare per non buttare mai via niente. Allora vediamo un po', intanto andiamo a posizionare i binari, quindi mettiamo prima gli R3 da questa parte e l'R4 di qua. Ok raga, ci siamo, e questi sono diciamo i primi due curve, ci siamo più o meno, manteniamo le stesse distanze, vediamo se possiamo sfruttare questo, io direi quasi. Ok, possiamo sfruttare questo pezzo di eolite sicuramente. Ok, e cominciamo a bloccarlo direttamente con i chiodini. Vi ricordo sempre che chi mi segue magari da poco non lo sa, ma io i chiodini li uso solo per fissarli e poi una volta messa la massicciata e incollato tutto li estraggo, ma potete anche lasciarli pitturandogli la testa. Questo lo dico ovviamente per i più perfezionisti, anche se io non lo sono un perfezionista, non lo sono mai stato, ma diciamo che cerco di trovare un equilibrio tra una cosa e l'altra. Ora l'R4 non abbiamo proprio granché a disposizione di eolite, ma cerco di sfruttare step by step dei piccoli pezzettini. Ok raga, mi sono preparato un flessibile che è sempre comunque un flessibile di scarto del precedente tracciato che abbiamo sollevato e recuperato. Ovviamente l'ho tagliato
già per avere più o meno una misura. Pronti già i giunti metallici qua dentro e andiamo a inserirlo. Ok, a questo punto direi, raga, voi non lo vedete ancora, ora sposto la telecamera, andiamo a fare già l'inserimento di quest'altro, quindi andiamo a ricongiungerlo. Già ho già preparato il flessibile, oggi vi risparmio la parte di taglio in questo momento, però tra un po' li farò comunque. Andiamo a innestarlo qui e tra poco faremo poi ovviamente il taglio. Ok, come possiamo vedere abbiamo più o meno qui una giusta curvatura, mi piace, molto omogenea, meno che qua. Da questa parte qui non mi piace molto, devo dire la verità, adesso lo faccio vedere. Di qua non mi piace, quindi dobbiamo andare a recuperare tagliando un piccolo, ma proprio microscopico pezzettino, forse siamo sotto i 4 mm, ma è da tagliare. Però prima di farlo andiamo a bloccare questo, inseriamo già un piccolo pezzo in curva, più o meno fin qui, fin dove possiamo. Ok, cominciamo a bloccare questa parte qui, che qua mi piace come curvatura, è molto bella. Ok, questo è bloccato già, qua gli mettiamo un pezzetto dritto e poi ricominciamo con la curva. Dopo qua metteremo le olite per cominciare a salire, ma ci arriviamo dopo. Andiamo a completare prima questa parte qui, perché ora dobbiamo risolvere il problema che c'è qua. E per risolverlo dobbiamo staccare nuovamente e andare a trovare la giusta traiettoria, che mi piace, ok? Ma veramente, ragazzi, stiamo parlando di poca roba. Devo prendere il dremellino. Dovremmo esserci, proviamo. Ragazzi, è straordinario, mi piace, mi piace. Ora mettiamo le olite e lo blocchiamo. Ok, raga, è arrivato il momento di testarlo un attimo, perché dobbiamo capire se effettivamente è tutto ok e dobbiamo bloccare anche soprattutto la rampa, altrimenti abbiamo l'effetto vibrazione e questo non va bene. La blocchiamo con dei pezzi di legno e poi continuiamo a mettere le olite e a salire. Ok. Ok, raga, adesso è arrivato il momento di bloccare la rampa, perché poi posso finalmente bloccare i binari e andiamo a regolare le pendenze. Tagliamo questo piccolo pezzo, creiamo dei cugnetti per andarli a posizionare man mano che saliamo con la rampa. Eccoci qua, raga. Allora, a questo punto del video, mentre stavo lavorando, la telecamera si è spenta. Si è spenta semplicemente non per mancato funzionamento, perché il giorno che ho fatto questo video avevo appena ritirato la telecamera riparata e avete notato che per tutta la durata del video non ha sfocato mai, quindi diciamo che è stata riparata abbastanza bene. È la seconda volta che l'ho fatta riparare, come ho detto all'inizio del video, però appunto a un certo punto si è spenta, qua è stata colpa mia. Si è spenta perché è finita, diciamo, la batteria,
Avevo utilizzato un'altra batteria, di solito ho una batteria che dura 4 ore. Quel giorno avevo cambiato la batteria perché avevo portato a fare la riparazione e mi sono dimenticato di sostituirla. Io avevo lasciato quella originale che durava circa 45 minuti. Qui sono andato avanti a lavorare circa 2 ore e mezza. Io in realtà non me ne sono accorto perché la telecamera tempo fa, quando funzionava bene, emetteva un segnale acustico quando si spegneva. Invece all'improvviso si è spenta, me ne sono accorto soltanto quando l'ho spostata perché volevo fare un cambio di angolazione e ho visto che era spenta. E quando l'ho riaccesa avevo capito che avevo perso le immagini e non sapevo dove era arrivato. Sono andato a guardare quando sono potuto tornare a casa e tenerla accesa per più tempo e entrare nelle clip e ho capito che ero arrivato fin qua, dove vedete adesso. Semplicemente vi siete persi la parte dove ho fatto l'aggiunta dell'altro flessibile, quello sul lato interno della, diciamo, del tracciato, e basta, non ho fatto chissà che cosa, solo che ci ho messo tantissimo perché, come potete vedere, io ho velocizzato le immagini. La rampa di inizio, quindi la parte iniziale della rampa, quindi esattamente la tratta da 0 a 1, cioè la parte, diciamo, 0 del plastico, quindi dal legno, anzi dall'eolite, fino ad arrivare alla rampa dove ho cominciato a appoggiare appunto questa rampa che è alta 1 cm ed è legno di pioppo, da quel punto a quel punto ho dovuto creare comunque una pendenza fatta a mano e l'ho fatto con il polistirolo estruso, tagliandolo su, diciamo, creandomi una linea, l'ho tagliato e l'ho messo. Devo essere sincero, ho avuto un po' di problemi perché col flessibile non è facile creare le pendenze, ho fatto un sacco di ritagli, però alla fine ci sono riuscito tranquillamente e ora funziona perfettamente. Ho fatto salire anche la locomotiva, la pendenza l'ho sistemata, ho bloccato con dei cugnetti fatti di legno con colla vinavil e semplicemente solo per bloccare la rampa. Ovviamente sapete benissimo che in questa zona verrà fatta appunto una montagna, ci saranno delle strutture, quindi il ponte, ci sarà la montagna, il paesaggio, tratti montuosi di cui dovrò creare ancora la parte scheletrica, chiamiamola così, fatta sempre di legno. Quindi il tutto poi verrà bloccato e creato un corpo unico e diventerà praticamente stagno. Inizialmente mi sono sistemato la rampa per non avere, diciamo, problemi mentre andavo a bloccare i binari, altrimenti avevamo l'effetto vibrato e anche per avere comunque un test migliore. Il prossimo video credo che andremo a fare finalmente l'allacciamento, cioè dobbiamo andare a costruire la struttura, diciamo, di legno fatta sempre col pioppo che diciamo collega la parte della stazione, quella che vediamo in fondo dell'altro modulo, fino ad arrivare al punto di congiungimento dove c'è il ponte vero e proprio. Il ponte ovviamente momentaneamente verrà fatto con un asse di legno e poi penseremo se fare un ponte in metallo, vedremo, adesso chiederemo al proprietario come lo vuole, se farlo in pietra, in metallo eccetera, e quindi poi eventualmente lo costruiremo in un secondo momento. Quindi fatto questo avrò completato il tracciato. Una volta completato il tracciato, diciamo che i passi successivi sarà quelli di mettere la massicciata e subito dopo cominciare la costruzione, la parte più bella che amo fare, quella, diciamo, tra virgolette fai da te, quella di cominciare a costruire l'ambiente, quindi la stesura delle montagne, le vallate, tutte queste cose che io impazzisco quando devo fare sta roba perché mi piace veramente tanto. Il video è finito, fatemi sapere appunto se avete dei consigli, qualcosa del genere, e noi ci vediamo praticamente tra poco con un altro video. Alla prossima, ragazzi!